Ciao ragazzi, sono Carlo, voi mi conoscete come Housing Creed. Stamattina mi è arrivato un pacco strepitoso. Ve lo mostro, eccolo qui. Sì ragazzi, si tratta proprio della statua di Altair versione Animus fatta dalla Pure Arts. Prima di tutto, complimenti alla Pure Arts che ha fatto come sempre un ottimo lavoro creando questa opera d'arte. Con questo magnifico regalo ho deciso di fare per la prima volta un video di unboxing. Quindi ragazzi, spero che vi piaccia. Ecco a voi! Questo è lo scatolone che ha aperto e ora stiamo incominciando ad aprire la statua. Vediamo la prima parte, dove si esce la parte dell'Animus di Altair, e ora continuiamo ad unboxare questa fantastica statua. E questo la vediamo e la mettiamo da parte sperando di non rompere niente. Vi faccio vedere un po' tutti i pezzi, poi dopo prenderò le mie ore a montarla magari, e vi faccio vedere tutto. Quindi questo lato qui che è solo la parte riservata. Questa è la parte della questa è intera. Vedo qui base, non so come prenderla, perché qui vado, quanto pesa, mentre questo è un braccio sempre con le rifiniture dell'Animus, no, è solo il braccio del Altair. E poi quella parte che mi fa paura, eccolo qui, ecco ragazzi, questo era l'unboxing della statua di Altair versione Animus della Pure Arts. Cosa possiamo dire? I pro e i contro di questa statua, ma è tutto il dettaglio, veramente fatta bene. Per non parlare delle parti che disegnano l'Animus, questa parte qui in vetro, che sembra vetro, ricordiamo, sembra vetro, è un dettaglio spettacolare e questo mi porta a dire che è anche molto delicata. Infatti ragazzi, in fase di montaggio state attenti perché non vorrei che si possa rompere qualcosa. Però che posso dire però, oltre al dettaglio di Altair, sono nel montaggio delle pareti. Io mi aspettavo una cosa molto più complicata, invece sono semplicemente dei magneti che vanno a mantenere le pareti di Altair. E infine le luci. La cosa che mi ha colpito è stata proprio più pulsante, paradossalmente, che sta sotto a livello del suolo, e è come se fosse nascosto.
Quindi questa cosa, devo dire la verità, mi è piaciuta. Inoltre, ragazzi, vi ricordo che questa statua viene venduta solo sul mercato americano e quello canadese. Per adesso non in Europa. Grazie a ciò io ringrazio la Puri Arts per avermi regalato una copia. La ringrazio perché loro si sono congratulati con me per il Guinness World Record. E per questo motivo io il 12 ottobre la mostrerò a Roma al Cinecittà World, il parco giochi, dove ci sarà una piccola mostra di parte della mia collezione. Spero di vedervi tutti lì, quindi ci vediamo ragazzi, ciao!